Buongiorno, sono Massimo Garai, professore nell'Università di Bologna. Insegno acustica applicata ed illuminotecnica, un insegnamento a scelta dell'ultimo anno per ingegneria edile e architettura. Che cosa facciamo nel corso di acustica e illuminotecnica? Innanzitutto, diciamo, impariamo a conoscere il suono e la luce, che servono per progettare per esempio sale da spettacolo, conferenze, servono anche per testare teatri antichi, servono in generale per dare un miglior benessere per quanto riguarda gli aspetti di suono e luce, servono anche a imparare a controllare gli effetti indesiderati, inquinamento da rumore, da traffico, le troppe sale mal illuminate che abbiamo, quindi scuole, uffici, eccetera. L'acustica si può dividere in vari settori. Qui siamo nel settore che si occupa di acustica ambientale, vedete abbiamo delle apparecchiature che servono a rilevare le prestazioni delle barriere acustiche, quelle che vedete lungo le autostrade o le ferrovie, e in realtà facciamo la ricerca di background per quelle che sono diventate delle normative tecniche europee. Poi ci sarebbe il settore dell'acustica edilizia, dove abbiamo delle camere di prova speciali che servono a misurare le prestazioni dei singoli elementi edilizi. E poi esiste un modello di calcolo unificato a livello europeo che permette di mettere insieme queste informazioni per prevedere il comportamento dell'edificio nel suo insieme. Un altro settore ancora è quello dell'acustica architettonica. Con questo termine si intendono soprattutto i grandi spazi. Ci siamo occupati di qualificare molti teatri antichi, la cui acustica si può considerare un bene culturale immateriale. Però la cosa è applicabile ugualmente in fase di progettazione di sale moderne, di cui ci sono molti esempi famosi anche in Italia. In particolare per questo settore è molto in uso la simulazione al computer, con dei modelli tridimensionali dove si riproduce la sala, si studiano tutti i parametri acustici, e si può arrivare anche a simulare il suono che si sentirà in questa sala, prima ancora che sia costruita, o com'era il suono in un teatro antico che poi è stato rimaneggiato e adesso non suona più come una volta. Poi naturalmente dobbiamo studiare i migliori materiali per ottenere queste prestazioni acustiche, sia dal punto di vista del fono assorbimento, sia dal punto di vista del fono isolamento. Gli studenti impareranno qual è la differenza fra i due termini. E poi non dimentichiamoci la psicoacustica, per la quale abbiamo costruito una specifica camera d'ascolto per studiare l'effetto della percezione sull'utente finale, cioè le persone. Perché alla fine tutto si fa per le persone. Se vogliamo alla fine dire che cosa serve l'insegnamento di acustica e illuminotecnica, serve a imparare a progettare col suono e la luce. Perché tutti gli ingegneri per che cosa progettano? Per ottenere il benessere delle persone. E ricordatevi che i nostri sensi primari, l'udito e la vista, si basano sul suono e la luce. Quindi se noi non sappiamo controllare questi, non otteniamo il nostro scopo di progettare per il benessere per l'uomo.